Allora, parto col dire la necessità che è nata nel momento in cui abbiamo deciso di far partire il corso. Allora, che poi ha dato origine a tutta l'idea, a tutto il modello, e che poi quindi è quella che seguiamo nel libro, perché il libro sostanzialmente è di questa figura che vedete, sono gli strati più verso il centro, quindi gli strati 0, 1, 2, 3 sono quelli che trovate nel libro. Gli strati 4, 5, 6, 7 li troverete nel volume successivo, quando riusciremo a mettere insieme il tutto. Allora, l'esigenza di avere un modello era quella di trattare, parlare, raccontare, spiegare la cittadinanza digitale, quindi la parte proprio digitale della cittadinanza, quindi non ci interessa tanto l'aspetto legale in questo momento della cittadinanza, da un punto di vista appunto tecnologico, prendendone e separando tutti gli aspetti possibili e immaginabili, cioè cercando di in qualche modo capire quali potevano essere i vari aspetti della cittadinanza digitale e trattandoli separatamente, come se fossero argomenti quasi avulsi, dico quasi ma adesso arriviamo al perché, quasi avulsi in modo da gestire un singolo aspetto per volta. Dico quasi avulsi perché in realtà l'idea è, allora, la cittadinanza digitale oggi è, come diceva Giovanni, qualunque cosa sostanzialmente, perché è molto difficile oggi come oggi, e lo sarà sempre di più in futuro, dividere ciò che è digitale da ciò che non è digitale, perché qualunque cosa voi facciate in qualunque momento tipicamente ha un eco digitale, per cui tutto sommato dire che se esistono ancora delle attività che non hanno un eco digitale è molto molto difficile. Per cui ci serviva un modello. Allora, ci siamo ispirati, per chi conosce le reti, al modello ISOSI, che è un modello tradizionale, architetturale, a strati, in cui di fatto si racconta una serie di funzionalità che si basano su funzionalità più di base, quindi è un modello ad accrescimento, per cui si definiscono quelle quattro funzionalità minime di un certo aspetto, che ne so, nel caso dell'ISOSI è l'aspetto elettrico per dire, e poi ci si costruisce sopra una serie di strati che man mano fanno cose sempre più intelligenti, basandosi sulle funzionalità degli strati sotto. Questo modello è stato quello che abbiamo usato inizialmente, cioè un modello fortemente ispirato all'ISOSI, quindi quell'arcobaleno che vedete, la semantica di quell'arcobaleno che vedete era una semantica stile ISOSI, cioè il livello 0 serve al livello 1, il livello 1 serve al livello 2, eccetera, eccetera. Dopodiché ci siamo un po' dovuti elasticizzare, come si suol dire, cioè nel corso degli anni qualche critica ce la siamo fatta o l'abbiamo ricevuta, e per cui ci siamo accorti che in realtà il modello stratigrafico tradizionale non era sufficiente. L'abbiamo mescolato anche con una cosa che è molto più antica, si chiama la scala della partecipazione di Einstein degli anni 70, una cosa molto vecchia, in cui si modellava il processo di partecipazione secondo una scala che il cittadino doveva salire per arrivare fino alla partecipazione completa. Poi ci abbiamo messo dentro magari anche altri concetti presi da altri filosofi o storici o politici o quant'altro, tipo, non so, della piramide dei bisogni di Maslow, per intenderci, e siamo arrivati a questo modello finale. Finale si fa per dire, perché finale nel mondo della scienza non c'è mai niente di finale, perché ci può essere sempre qualche modifica o miglioria successiva. In questo modello, che resta un modello stratigrafico, e quindi circa ogni strato fa da funzione, da propedeutico per quello successivo, in realtà non è proprio così, nel senso che spesso e volentieri ci possono essere delle situazioni in cui uno strato N è parzialmente implementato o implementato con dei difetti, ma gli strati superiori possono comunque funzionare. Per cui siamo arrivati a una sorta di metafora, tra virgolette, ma metafora anche implementata, che è quella di avere appunto l'arcobaleno della cittadinanza digitale, in cui ogni banda luminosa dell'arcobaleno descrive un particolare aspetto della cittadinanza digitale, e quando dobbiamo analizzare un qualche contesto per raccontarne
le sue caratteristiche principali, le sue criticità, utilizziamo, esattamente come si fa in chimica e fisica, la luce, le bande luminose, per arrivare a quello che è l'analisi spettrografica di un contesto, cioè il fatto che io posso molto rapidamente dare un'immagine veloce di un contesto in cui vedo a colpo d'occhio, appunto, quali sono gli aspetti di quel contesto curati e quali sono gli aspetti meno curati oppure critici. Per esempio, da questo qui, indipendentemente da dove sia tirato fuori, non importa, no, da qual era il contesto analizzato in quel momento, qui si vede benissimo che l'aspetto della rete, cioè L0, è molto curato, è molto trattato, può essere anche curato male, però è molto trattato, è molto discusso. L'L3 e l'L4 sono altrettanto trattati, e però per esempio L5, L6, L7, che sono i livelli partecipativi, sono assolutamente negletti. Cioè questo spettro descrive una situazione abbastanza frequente, tra l'altro, nei contesti soprattutto italiani, in cui ci si concentra sugli aspetti magari tecnologici, L0, L1, cose così. Gli aspetti magari contenutistici, cioè di formativi, no? Di educazione, di trasparenza, di conoscenza, L3, L4, ma si dimenticano totalmente gli aspetti partecipativi, L5, L6, L7. Puoi zoomare un po' forse la slide? Riesci a allargarla un attimo? Sì, certo. Ok, sì, forse troppo. Va bene, ok, sì, si vede bene. Va bene. Ok, quindi abbiamo un modo veloce di dare un flash su un certo contesto. A questo punto uno potrebbe dire, vabbè, ho capito, ma adesso dammi una bella panoramica dei vari livelli, cioè capiamo che cosa c'è, cosa viene trattato nei vari livelli. Allora, nei vari livelli vengono trattati, nei livelli bassi gli aspetti sostanzialmente tecnologici, nei livelli alti gli aspetti sostanzialmente partecipativi, partiamo da quello più basso, cioè il livello zero. Il livello zero, a livello zero, noi abbiamo identificato, intanto tratta la rete intesa come l'infrastruttura principale che porta in giro la nostra cittadinanza digitale, cioè è quella che mette in contatto le nostre persone, o le nostre persone digitali se volete, ma diciamo le nostre persone, e ci permette di scambiare informazioni, di fruire di informazioni, di esplorare il mondo e quant'altro. Purtroppo, le due cose principali che ci sentiamo di denunciare di questo universo sono sono la relatività e il principio di Locard, che adesso vado a raccontare, ci descrivono un universo assolutamente non osservabile. Cioè la rete come è oggi e come probabilmente sarà più o meno sempre, a meno che non ci lavoriamo parecchio, avrà due problemi grossi, che sono il fatto di essere estremamente relativistica, cioè le informazioni all'interno della rete non viaggiano istantaneamente, e questo è palese, ma soprattutto viaggiano a velocità e a quantità di informazione diverse a seconda di dove mi trovo fisicamente, ma anche non a seconda di dove mi trovo fisicamente. Io posso anche stare nello stesso posto fisico di un'altra persona, eppure potremmo osservare dei difetti di comunicazione fra questi due osservatori, pur vedendoli nello stesso posto, o nello stesso posto vicino, insomma, per intenderci. Io potrei essere nello stesso ufficio di un'altra persona, io col mio PC, lui col suo PC, e potremmo osservare delle informazioni, degli eventi, con delle tempistiche diverse, con delle velocità diverse. Perché? Perché la rete è relativistica, per cui la rete trasmette queste informazioni in maniera diversa a me e all'altra persona. Per cui tipicamente io non ho modo, e qui nel libro facciamo qualche esempio tecnicamente molto banale, ma che secondo noi dà molto bene l'immagine di come sono questi esperimenti che si possono fare. Il fatto di essere totalmente relativistica vuol dire che l'informazione non si propaga equamente,
quindi persone diverse, nodi diversi della rete, ottengono informazioni diverse nel tempo e nel flusso informativo. La seconda cosa importantissima di questo meccanismo è quello che noi abbiamo chiamato il principio di Locard digitale, cioè il fatto che la rete trasporta informazione, chiaramente, però trasporta informazione e quindi noi vediamo questo come funzionalità, no? Ci vediamo arrivare una pagina web piuttosto che una mail o quant'altro. Trasporta informazione, ma può anche memorizzarsela, può anche registrarla questa informazione. Cioè la rete non è un qualcosa di totalmente innocuo, è un qualcosa che, volendo e lo fa, può registrare tutto ciò che trasporta, sia in termini di metadati, cioè in termini di chi ha parlato con chi, eccetera, eccetera, sia volendo in termini di dati, cioè potrebbe anche registrare i contenuti di tutto quello che ha A me viene subito un trasportato. collegamento col diritto all'oblio, scusami da giurista, però è il Certo. problema, cioè questa impossibilità di lasciar cadere nel dimenticatoio dei fatti che, perché internet li trattiene e continua a farti rivedere in qualche modo. Allora, in quanto internet no, cioè se uno va a guardarsi i protocolli ufficiali, formali, antichi degli anni 80 o quello che No, è, però è molto. tecnicamente no, potrebbe, cioè un router non deve fare nient'altro che trasportare pacchetti avanti e indietro. Purtroppo il router, essendo un computer come tutti gli altri, può anche salvarseli questi pacchetti man mano che passano. Ed è quello che ha fatto poi l'NSA e tutti i vari enti di spionaggio della cittadinanza che sono saltati fuori nel momento in cui Snowden, che è il terzo item di questa slide, ha tirato fuori le sue carte dicendo: guardate che però c'è della gente che questa informazione non solo la trasporta, ma la raccoglie e non la raccoglie neanche per caso, la va a prendere qua e là apposta. Quindi non è una cosa casuale, è una raccolta intenzionale e un po' anche criminale da un certo punto di vista. Comunque, il principio di Locard, quello tradizionale, è quello famoso per cui esistono le trasmissioni, le serie televisive come CSI, per cui un soggetto che attraversa un ambiente lascia qualcosa di sé e porta qualcosa con sé, nel digitale diventa un soggetto che usa la rete per una qualunque cosa, lascia una traccia informatica digitale di sé. La famosa digital footprint, chiamatela come volete, comunque. Il principio di Locard vale nel digitale molto di più che nel fisico, perché nel mondo digitale il dato può essere reso indistruttibile, cosa che nel mondo fisico non è. Un'impronta digitale si asciuga, un capello si marcisce, dico per dire, non lo so. Nel mondo digitale i bit non muoiono mai, possono essere resi immortali quantomeno. Per cui, diciamo, proponiamo, tra virgolette, nel capitolo zero, una, tra virgolette, soluzione che è quella di ripensare totalmente tutti i protocolli di Internet. Non è banale, ci sono delle attività in corso, dei progetti in corso che stanno cercando di fare questa cosa. Non sarà una cosa indolore, non sarà semplice, non sarà immediata, però l'idea è quella di ripensare a Internet in modo che sia praticamente impossibile o comunque difficile fare le operazioni di cui si diceva prima. Soprattutto, cioè, mentre la relatività è molto difficile da eliminare perché c'è anche un tema fisico che la propagazione dell'informazione, anche volendo, non potrà mai essere istantanea, però il principio di Locard si può effettivamente distruggere nel momento in cui uno implementi pesante crittografia o comunque crittografia forte, un po' a ogni piè sospinto, lasciatemi dire. Bene, Ok? ok. No, Mi è volevi fare una arrivato, sì, domanda? no, mi piace, cioè, l'idea di rifare Ok, internet e dire, cioè, stavamo, rifare internet, da se non è qua, una roba stiamo banale, insomma, scherzando da ci stiamo 40 anni, qua. rifacciamo tutto da capo, è interessante. Lo so, però Però è sì, in è effetti. l'unico modo, non ci sono Sì, non c'è dubbio. alternative. Ma vabbè, poi nel libro dettagliamo un po' dove sono i buchi, no, di questa cosa. Ma attenzione, noi tutte queste cose non è che le sappiamo noi perché ce le siamo inventate. Siamo andati a cercare chi ha studiato queste cose. Non è che Sì, noi certo. non diciamo niente dall'alto di nulla.
noi diciamo le cose che abbiamo studiato e che altri stanno, su cui stanno lavorando. Quindi onestamente non ci arroghiamo nessun tipo di diritto strano o autorità particolare. Vado avanti, livello 1. A livello 1 parliamo di servizi, cioè tutto ciò che bisognerebbe pensare nel momento in cui si digitalizza, cioè si rende digitale quello che prima era un servizio analogico, o si crea un servizio digitale che non esisteva prima, e nel fare questa cosa, è cosa che non succede, succede molto raramente oggigiorno purtroppo, bisogna pensare a una serie di aspetti della digitalizzazione che dovrebbero garantire l'accesso, l'inclusività, l'interoperabilità, la protezione dal lock-in, cioè tutta una serie di cose che, vabbè, nel mondo del software libero, bene o male, sono parole già spesso orecchiate, ma che nel mondo del software e del qualche cosa as a service che si usa tanto spesso oggi, non sempre vengono prese in considerazione. Cioè spesso e volentieri oggi si assiste per esempio a una mostruosa appificazione di qualunque tipo di servizio. Appificare un servizio, cioè creare un'app che permette l'accesso a un certo tipo di servizio digitale, vuol dire di fatto tagliare fuori una valanga di persone, una valanga di cittadini, lasciatemi dire, che magari o un telefono non lo vogliono avere, sono pochi, o un telefono non lo possono avere e ce n'è qualcuno, o non possono avere un telefono smart, per esempio, oppure semplicemente hanno un bellissimo PC e vorrebbero fare le cose via web normale, invece che doversi installare, che ne so, una app tipo per il cashback dei pagamenti o quant'altro. No? Cioè, esistono delle tecnologie ben assodate che si possono utilizzare, si chiamano, non so, carte di credito piuttosto che contanti, piuttosto. Ovviamente abbiamo riportato e abbiamo descritto i due aspetti che dicevamo prima, cioè la relatività e il principio di Locard, anche a livello servizi, perché se a livello della rete l'informazione non viene, cioè è affetta da relatività e può essere memorizzata e quindi tracciata, a livello servizi la cosa è molto peggio, perché è chiaro che un servizio può fornire informazioni diverse e diciamo, contenuti diversi a utenti diversi, quindi in certi casi è richiesto, ok? Se io ho bisogno di un certificato anagrafico, è chiaro che mi viene dato il mio certificato anagrafico, non quello di un altro. Al momento in cui io faccio una ricerca su un motore di ricerca per una parola chiave e scopro che io faccio la stessa ricerca, io faccio una ricerca, mi vengono elencate una serie di item come legati a quella parola chiave. Il mio vicino di scrivania fa la stessa identica ricerca e gli viene fornita un elenco diverso, a volte pesantemente diverso, mi domando come mai questa relatività dell'informazione, cioè questa inosservabilità dello stesso oggetto, perché ho chiesto la stessa parola chiave, si sia in qualche modo creata. Ovviamente si è creata perché esistono dei meccanismi di profilazione, di adattamento, di filter bubble, chiamatele come volete, che fanno sì che lo stesso servizio fornisca informazioni diverse, anche quando magari non richiesto, a persone diverse. Tra l'altro è qua interessante dire che a livello 1 stiamo parlando di persone e non di nodi della rete, mentre a livello 0 parlavamo di nodi della rete e l'associazione alla persona che sta dietro al PC tutto sommato è già più difficile da agganciare. Qui tipicamente, spesso e volentieri, al servizio ci si logga una persona, cioè si autentica una persona. Se io faccio una ricerca su Google, a meno di non fare cose particolari, Google sa che ci sono io lì dietro al PC. Ripeto, a meno di non sloggarsi, cancellare i cookie, usare Tor, quello che volete, no? Quindi quello che mi fornisce quel servizio è un qualche cosa di customizzato su di me. A volte può essere un bene, a volte può essere un male. L'importante è sapere cosa sta succedendo. Quindi dovrebbe essere il servizio trasparente a dirmi: guarda che questa informazione te la sto customizzando
ed è diversa da quello che fornirei ad Andrea Rossi o a Giovanni Nisco. E ovviamente vale il principio di locanda anche qua, a maggior ragione. Qui non stiamo parlando di router in rete che si memorizza nel traffico che passa, qui stiamo parlando di servizi in cloud o quello che volete che registrano le attività del singolo utente. E questo è normale, è chiaramente normale da un punto di vista tecnico perché c'è bisogno di fare debugging sicuramente, c'è bisogno di sapere chi fa che cosa anche per andare a ricostruire eventuali problemi, però, che tu dicevi diritto all'oblio, però il servizio sa esattamente tutto quello che ho fatto da quando ho attivato il mio Ti account. aggiungo una criticità più da sociologo del diritto, no? Quando tu hai detto il servizio mi deve avvisare che fa questa cosa, il problema è anche un altro, cioè che anche quando ti avvisano gli utenti non vogliono essere avvisati, nel senso che non vanno a Certo, leggere, no? Cioè io faccio spesso questo sondaggio con i miei studenti, non so, chi ha una pagina Facebook, chi ha non so, un account su Instagram, alzano la mano in 50. Tutta l'aula praticamente, e poi dico: ma chi ha letto almeno una volta i termini d'uso di Instagram? E vedi il ghiaccio, il gelo totale, no? E quindi anche no, l'abbiamo visto con la famosa normativa sui cookies, che immagino voi abbiate avuto modo di no, divertirvi, che ci ha investiti 3-4 anni fa. Anche lì nessuno ha ben capito bene cosa bisognava fare, semplicemente. Si aspettava che il garante ci dicesse cosa dovevamo fare e i vari gestori di siti web, aziende che fanno consulenza sui siti web si sono adeguate, ma non è che davvero l'utente si va a chiedere perché c'è quel cookies, perché questo sito mi installa sta cosa, non sa neanche che cosa sono i cookies. E quindi Esatto. poi ti scontri con questa barriera psicologica, culturale dell'utente che non è neanche così interessato a essere informato. Comunque no, non volevo interrompere, stiamo già No, andando no, no, lunghi, ma non... è corretto. Cioè, tra l'altro mi verrebbe da dire, questa cosa si ripercuoterà poi, cioè, si riprenderà a livello 3, perché è Ah, quello ok. dove parliamo poi di che cosa deve sapere il cittadino. Passiamo a livello 2. A livello 2, tutto sommato è quasi un livello di servizio, tra virgolette, perché è quello in cui noi raccontiamo, proponiamo, buttiamo lì un dibattito su quelli che dovrebbero essere nel digitale gli analoghi dei servizi pubblici analogici. Cioè esistono una serie di servizi, pochi, non sono tantissimi, che sono considerati servizi pubblici, che sono l'acqua, le strade, cose così. Possiamo in qualche modo proporre una qualche metafora, una qualche analogia, pardon, nel mondo digitale. Noi elenchiamo una serie di cose su cui si potrebbe dibattere, okay? Non tutte sono sensate per diventare servizi pubblici, ovviamente, però il dibattito andrebbe fatto, ovviamente. Un paio di cose che assolutamente dovrebbero essere garantite comunque per tutta la cittadinanza sono il digital divide e la net neutrality. Il digital divide per il semplice fatto che almeno, pur con tutti i suoi difetti, potremmo portare l'infrastruttura di rete, pur relativistica, dicevamo, pur col principio di lock-up digitale, però almeno a tutti. Almeno a tutti e almeno con un minimo di garanzia di banda passante. Questo è un tema notissimo, quello del digital divide, ovviamente. In Italia si sta lavorando per ridurre, no? Per contenere questa malattia del digital divide, oltre alla pandemia. Bisogna lavorare ulteriormente, ovviamente. E La anche lì, net cioè, nel tema neutrality. dell'accesso, no? Nel tema dell'accesso c'è tutta una componente giuridica che più ne Assolutamente. ha più ne metta. Noi non essendo legali abbiamo solo fatto qualche accenno, Sì, no, no. lasciamo ai legali il dibattere sugli aspetti appunto più legislativi in questo senso, noi ci interessa più che altro il risultato, ok? Certo. E la seconda cosa è la net neutrality, cioè in modo ci piacerebbe che venisse garantito l'abbassamento, perché probabilmente l'eliminazione totale sarà impossibile, comunque l'abbassamento diciamo all'epsilon preso a piacere, okay, della relatività della rete, cioè ridurre veramente al lumicino quello che potrebbe essere quegli avanzi di relatività della rete, che oggi come oggi si sta andando in realtà nella direzione opposta alla neutralità, cioè
oggi come oggi la maggior parte dei provider, fornitori di contenuti, in realtà sta implementando meccanismi di anti-net neutrality, quindi prioritizzazione dei flussi, prioritizzazione dei contenuti, eccetera, eccetera. Cioè, spieghiamo questo concetto, perché io so che il net neutrality è un concetto che non tutti colgono, cioè il fatto che appunto il fornitore del servizio, della connettività, non deve fare distinzione tra tipi diversi di pacchetti, di bit, no? Cioè quella può è la neutralità, pacchetto, cioè un bit è un bit, no? Non è che se quel bit rappresenta un frammento di un film oppure il frammento di un mio file Excel, un mio file PDF deve essere trattato in modo diverso. Invece, esatto. Invece sappiamo tutti che se ti attacchi alla rete per scaricarti i film da Netflix, può essere che il tuo provider, che sia Vodafone, Wind, Telecom, li faccia passare da dei binari che noi non conosciamo, ma esatto, diversi rispetto al tipo di bit, al tipo di informazione che tu stai scaricando, e questo è la mancanza di neutralità della rete. Tipicamente per interessi commerciali, quindi magari vogliono rendere, non so, Netflix un po' più bruttino rispetto al servizio che offrono loro, perché magari hanno una loro offerta, certo, in media on demand, e quindi diciamo spingendo l'utente a dire vabbè, ma quello lì della piattaforma è più bello, quindi mi abbono a quello lì e mollo Netflix, o viceversa. Adesso si prende Netflix solo per esempio, non stiamo difendendo. No, ma io ho fatto quell'esempio perché io solitamente guardo questi temi dal punto di vista del copyright, no? Solitamente la net neutrality è anche un modo per dire ma guarda che quello lì sta violando il diritto d'autore, scarica i film. No, una volta c'era, adesso in realtà i film non li scarica più nessuno perché tanto sono sempre online, e quindi si pone più lo scenario che hai descritto tu, no? Del favorire o meno uno dei vari fornitori di film. Ma una volta c'era sta cosa che ha visto che tu stai scaricando illegalmente, perché è chiaro che se uno scarica un film è sempre illegalmente dal punto di vista del fornitore dei servizi, allora io ti penalizzo, allora io quei bit te li faccio passare da un giro più complicato. Ma in realtà la rete dovrebbe essere i bit, come dite bene voi, sono sempre bit, no? Cioè sono, non dovrebbero esatto, avere... Esatto, abbiamo parafrasato da un autore notissimo, che è Orwell ovviamente, e abbiamo detto non tutti i pacchetti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Questa cosa non deve succedere. Esatto. Va bene, molto bello. Ok. Andiamo avanti, arriviamo al livello 3, che è l'ultimo per fortuna, l'ultimo del libro, poi dico tre cose degli altri livelli. Libro che è già di 300 pagine, volevo dire, che nel senso, nonostante siete esatto, solo a metà del lavoro, sono già 300 pagine. Sono già 300 pagine, okay. Tu palle, come vuol dire, come dicono i toscani. A livello 3 noi parliamo finalmente di quello che dovrebbe sapere il cittadino, cioè di come dovrebbe attrezzarsi, però non solo, perché... Noi diciamo, ok, abbiamo un mondo che è un mondo minaccioso. Perché è un mondo minaccioso? Perché il trend è chiarissimo, ci sono una valanga di tecnologie che si stanno espandendo, e ciò è bene, ci mancherebbe. Noi non siamo luddisti, sono loro che sono... Okay. Noi non siamo luddisti, la tecnologia si sta espandendo, il progresso sta aumentando, ma sta aumentando la tecnologia nella direzione un po' sbagliata, cioè a dire la tecnologia sta progredendo, ma il controllo sulla tecnologia sta diminuendo, il controllo da parte degli utenti ovviamente, cioè tante tecnologie si stanno diffondendo tantissimo, guardate appunto durante la pandemia tutti sono diventati degli zoomisti, teamisti, eccetera eccetera. E sono tutte tecnologie proprietarie che noi non conosciamo, non sappiamo che cosa fanno, tant'è vero che sono venute fuori una serie di notizie, discorsi e prove che tutte queste tecnologie in realtà poi vanno a anche raccogliere informazioni su di noi, no? Gli stream video sono stati registrati, analizzati, eccetera, le voci anche, oppure, non so, passando di palo in frasca, tutte le tecnologie dell'IoT, cioè l'Internet of Things, cioè gli oggetti che abbiamo in casa di controllo domotico, quelli a ogni piede spinto salta fuori un ricercatore che scopre che Amazon Echo ascolta le voci anche quando non gli rivolgete la parola, sì, oppure classico, che la televisione XY aveva il microfono
e lo accendeva comunque indipendentemente da che avesse attivo una qualche conversazione. Oppure ancora il termostato di Google che ha il microfono nascosto e manco ve lo dicono e registra tutte le conversazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo da un punto di vista dello spionaggio, tra virgolette, ma anche banalmente, nelle tecnologie minimali, un telefono, un orologio, un citofono, sono tutte tecnologie che stanno man mano aggregando funzionalità e il controllo su queste funzionalità sta diminuendo da parte dell'utente. Cioè l'utente ha sempre meno controllo su che cosa fa quell'oggetto. Noi facciamo un esempio stupidissimo dell'interruttore domotico, nel libro intendo, l'interruttore domotico banale, quello che voi dalla vostra app del telefono accendete o spegnete le luci di casa vostra, benissimo, le da quando siete fuori, ovviamente, siete al ristorante, volete accendere la luce in casa. Non mi chiedete perché uno voglia fare questa cosa, ma si può fare. Cosa succede? Succede che le informazioni che voi digitate sulla app passano per un server cinese e il server cinese le rimanda a casa vostra e a quel punto si accende la luce. Ora, ditemi perché uno deve passare da un server cinese per accendere le luci nella propria casa, è tutto da ridere. Il senso qual è? Il senso è che noi stiamo delegando agli altri. Volevo dire abdicare, in realtà è più bello abdicare. Sì, abdicare. Stiamo abdicando il controllo sulla tecnologia, quindi stiamo abdicando il controllo su quella che noi abbiamo definito computing agency, cioè tutte le tecnologie che ci stanno intorno non necessariamente spazialmente, potrebbero essere chissà dove, in cloud appunto, e che fanno cose digitali per nostro conto, dovrebbero essere controllate da noi. Cioè noi dovremmo avere il controllo totale su queste tecnologie. E oggi non è così. Oggi non è assolutamente così. Quindi il nostro stimolo, la nostra proposta è, ragazzi, diamoci da fare, acquisiamo il controllo su queste cose. Quindi in generale oggi quello che si osserva, e abbiamo anche buttato lì un po' di dati raccolti da vari rapporti, il DESI maggior parte, che raccontano una situazione di impreparazione forte di quello che è il cittadino digitale italiano e non, ok? Cioè come se ci fosse una sorta di divario, no? Le tecnologie stanno progredendo e il cittadino, invece che correre come Alice nel Paese delle Meraviglie per rimanere allo stesso posto, sta rallentando e quindi in realtà invece che guadagnare spazio o anche soltanto tenere più o meno il passo per le tecnologie, lo sta perdendo parecchio, parecchio terreno, per cui bisogna muoversi. Quali difese ci sono che possono essere sfruttate dall'alto e dal basso? Allora, dall'alto cosa si intende? Difese istituzionali. Che cosa mi offre il mio Stato, la mia organizzazione e come difesa? Allora, tipicamente che cosa si tratta? Si tratta di andare a vedere quali sono i piani educativi, quello che dicevi tu, no? L'inserimento dell'educazione civica, oggi declinata in educazione civica e cittadinanza digitale, verso i cittadini. E le difese grassroots, cioè le difese quelle dal basso. Quindi cosa possiamo fare noi dal basso se non vogliamo aspettare che ci pensi lo Stato, o meglio, nel frattempo che lo Stato ci pensa, e che magari non riuscirà mai ad arrivare, un po' sì, non è una roba così così deleteria, distruttiva, qualcosa sta facendo, però possiamo integrare qualcosa anche noi? Sì. È meglio che cominciamo a lavorare dal basso? Sì. Come possiamo lavorare dal basso? Allora, in primis, con tutto il mondo delle licenze libere. Licenze libere vuol dire software libero, quindi software che io posso conoscere, controllare, modificare, ridistribuire e tutto quello che volete. Conoscenza libera, quindi licenze libere per la documentazione, per i media, per i film, per la musica. Per gli open data, i dati gli scientifici. Open data, esattamente. I dati della scienza, soprattutto in questi giorni stiamo vedendo come la condivisione di dati della scienza è vitale, no? Cioè, allora, tu prima citavi Zenodo, allora io anch'io uso Zenodo ovviamente perché io lavoro molto sulla trasparenza sull'open data, raccolgo tanti dati
a volte scraping, faccio scraping di vari siti, poi spiegheremo eventualmente cosa vuol dire scraping, e li pubblico a mia volta su dei siti tipo Zenodo. Perché? Perché è importantissimo che il mondo accademico e non possa fare riproducibilità su quelle informazioni. Il mondo accademico oggi è in crisi nera perché non riesce a garantire la riproducibilità di tantissime affermazioni. Che è una Non cosa che garantire la Galileo ha riproducibilità. detto 5 secoli fa, tra l'altro, no? Nel senso, quindi adesso abbiamo anche gli strumenti per poterlo fare. Cioè, allora, una volta mettere a Esatto. disposizione tutta una massa di dati su cui avevi fatto un paper, c'era una Non barriera era banale. tecnologica, no? Nel senso, vabbè, non è che ti posso dare tutto, quindi solamente coloro che erano in contatto diretto con il ricercatore riuscivano ad avere questi dati. Adesso non c'è più questa barriera, quindi un repository come Zenodo, ma come ce ne sono tanti altri, permette di, non mi dai sostanzialmente detto soldoni, no? Non mi dai solo l'articolo, ma mi dai anche tutto ciò che ti ha portato a dire quelle cose nell'articolo. Quindi, e mi permetti di, da un lato, verificare quello che tu hai detto, e dall'altro di dire delle cose in più. Cioè, arriva uno che ha una competenza diversa e dagli stessi dati tira fuori un'affermazione ulteriore, quindi arricchisce. E quello è E l'open quindi vuol dire i access. dati trasparenti e liberi e il software che è stato utilizzato per fare quelle affermazioni trasparente e libero. Certo. Sì. Se no non hai la riproducibilità. Chiaro, No? chiaro. Vedo che c'è Le ultime due anche un cose. learn to code, Learn to imparare a. code, sì, write to repair. Learn to code sono le ultime due cose che citiamo perché sono robe relativamente recenti. Learn to code un po' meno. Il write to repair è una cosa relativamente recente, fa sempre parte di quei movimenti dal basso che vogliono prendere il controllo della tecnologia, in questo caso la tecnologia intesa come hardware. Cioè è nata questa cosa dalla lotta contro John Deere, che è quella produttrice americana di trattori, che nel corso del tempo ha impedito a tanti, ai contadini stessi, proprietari dei trattori e a molti meccanici, la riparabilità delle proprie macchine. Facendo cosa? Introducendo software, introducendo software proprietario all'interno di questi oggetti e impedendo l'accesso a questo software, perché per poter accedere alle centraline di questi oggetti ci vogliono dei certificati apposta che vengono date solo a quelli che pagano e alla catena di distributori autorizzati da John Deere. Mi ricorda Quindi molto l'approccio Apple anche, non c'è da andare esatto, infatti tanto il right to repair. lontano. Apple ha seguito a ruota, diciamo, John Deere è iniziato un po' prima, mi sembra. Apple ha seguito a ruota e tanti stanno facendo più o meno, stanno attivando meccanismi di questo genere. Un po', per fortuna, per esempio, l'Europa, intesa come Comunità Europea, sta lottando contro queste cose, con alterne fortune, ovviamente. Tu ne saprai sicuramente più di me. Però noi dobbiamo prendere coscienza di questo problema e lavorare per ottenere il controllo a questo punto dell'hardware, del metallo, del software che ci gira sopra, di tutto, della conoscenza legata a quell'oggetto, in modo che noi possiamo, noi tra virgolette, nel senso che possiamo essere noi o qualcuno che conosciamo, che abbia le competenze per farlo, perché non è detto che tutti noi abbiamo le competenze per farlo, e lavorare per prendere il controllo di queste Guarda, tecnologie. Learn to L'ultima Code cosa. mi sta a cuore perché oggi mi sono iscritto al corso Coding for Lawyers. Non so se lo Ah, conosci no, non lo perché conoscevo. è un corso di Learn to perfezionamento, code. è un corso di Vai, vai. perfezionamento del buon Ziccardi Ah, che è ok, lì in statale e che Coding for Lawyers è bellissimo, cioè l'informatica, lo sviluppo di software per avvocati, che sarà divertente perché voglio proprio vedere. Di fronte a una platea di, non so, 50, no, mi sembra, no, ci sono 300 posti, scusami, 300 posti, quanta differenza di background, no? Perché io passo per uno assolutamente. noto, io non so sviluppare codice, zero proprio, non sono Carlo Piana, io sono zero come sviluppo, però ho una certa dimestichezza con le tecnologie e già sono visto dai miei colleghi avvocati come quello tecnologico, no? Certo. E sono curioso di vedere in questo corso da quale livello si parte, perché, boh, comunque mi Guarda, ti sono dico iscritto. un aneddoto carino. Nel libro c'è un aneddoto, quello del giudice che voleva fare l'orecchietta allo schermo. Ti racconto un altro aneddoto che invece non c'è nel libro perché è più recente. Allora ho saputo da un conoscente
che ha delle relazioni via mail con degli avvocati, perché deve gestire pagamenti, F24, F23, queste robe qua, no? Per delle more, no? E la mail con uno di questi avvocati passa per degli scambi in cui la mail che arriva è senza subject, senza testo, con un solo allegato PDF in cui c'è dentro il foglio stampato e firmato dall'avvocato. Scansionato, certo. Sì. Scansionato, sì, ok? Sì. Per cui praticamente la mail in quel caso viene utilizzata come se fosse un fax, come se fosse un semplice envelope di carta in cui buttare dentro un foglio. Mi è ben nota questa cosa, non hai posso capito? Fare i nomi e cognomi, però... No, è per dire che, dicevo, l'ultima cosa, poi ho finito, quasi finito, manca la panoramica sul livello, sul volume secondo di là da venire. Il Learn to Code è fondamentale per il cittadino che voglia capire qualche cosa, che in qualche modo impari, non dico a programmare, perché non c'è bisogno che impari a programmare il singolo cittadino medio, ok? Il cittadino medio potrebbe semplicemente avere idea di che cos'è il pensiero algoritmico, capire, o il pensiero computazionale più che altro, capire come funzionano queste cose, anche senza saperle programmare, però capire che cosa sta dietro a una mail che viene spedita, inviata ed è scansionata. Che differenza c'è fra una roba scansionata e un testo vero e proprio? Cioè, alcune cose sono fondamentali non tanto per saper realizzare cose di questo genere o analizzare e criticare un sistema, ma almeno per capire come usarlo al meglio senza farsi turlupinare dai venditori di pulitori di stanze automatici o termostati intelligenti. Insomma. Questa è la logica con cui abbiamo ragionato. Bene, caspita, stiamo andando belli lunghi e quindi... Ok, mi sono accorto adesso che siamo oltre l'ora e 10. Va bene. Ah, scusami, vabbè, ma è un secondo. Va bene. Volume 2 tratterà i livelli superiori, quindi i livelli cosiddetti partecipativi, che sono quelli in cui si va a parlare effettivamente della relazione fra cittadino digitale e PA digitale, stato digitale, eccetera, eccetera. Poi la parola digitale la togliamo, quindi a regime la parola digitale sparirà da questo vocabolario, ma rimarrà semplicemente cittadino e PA, cittadino e Stato, eccetera, eccetera. E quegli strati modellano semplicemente la trasparenza, cioè la comunicazione dall'alto verso il basso, quindi gli open data, no? il conoscere per deliberare, eccetera. La partecipazione, cioè il fatto di poter comunicare informazioni, intelligenze, eccetera, verso l'alto. E poi due livelli veramente partecipativi, consultation e democracy, che si differiscono soltanto quasi per tipo di contratto sociale che c'è fra l'ente governativo e il cittadino che partecipa a quel sistema. Così l'ho fatta velocissima e...